Il mago che vi presento adesso invece ha rotto con questa tradizione e si presenta in modo molto ma molto brillante. Pensate, gli ho messo la cipria in testa perché altrimenti sparava sulle luci. Per cui il vostro applauso è tutto per Barry, vai! Ladies and gentlemen, questa sera ho portato anche il mio assistente, un assistente particolare. Di qualcosa in telecamera? Perfetto, devo dire, tutto quello che può dire, l'ha capito? Mi ha fatto una battuta, ho visto che mi si è messa a ridere. Devo dire, giochi di prestigio, sinonimo di abilità, destrezza e agilità, anche grazie a due mani agili, a una mano agile come la mia. Devo dire, sono veramente contento e felice di essere qua. Tu stai buono lì, parla col signore, non dir parolacce, è importante. Questo, lei parla con lui, intanto gli dica qualcosa. Sono veramente contento quest'oggi e cercherò questa sera, devo fare un esperimento veramente particolare, con un mazzo di carte. Non so se conoscete questo oggetto. Faceva parte dello spettacolo, signora. Signore, 54 carte una diversa dall'altra. Prende una carta, la guarda, calcoli che qui poi dobbiamo chiudere. Prende una carta, la guarda, la fa vedere a tutti, anche in camera, grazie. Ok, ci siamo, perfetto. La rimette nel mazzo. Il gioco è veramente molto semplice a questo punto, perché io cercherò di ritrovare la sua carta, signora, in un modo veramente molto semplice. Basta tagliare e mescolare le carte così. Per ritrovare la sua carta, basta semplicemente fare questo. Tac, trrr, pling. 23esima posizione, 23 position, more difficult, più difficile, tac, trrr, pling, 11esima, trrr, pling, 8ª, 3ª, pling, prima, don, don, no, 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 che carta ha scelto? No, 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 il? 6 di fiori. Complimenti per la memoria, esatto, e il 6 di fiori basta prenderla così e fare questo. Ciac, e si trasforma in un asso di cuori, questo è uno dei giochi più difficili che conosco. Non le è piaciuto? No. Se non è piaciuto questo, basta prendere l'asso di cuore e fare ciac, si ritrasforma nel 6 di fiori. Questo è divertente. Molto bene. Ok. E voglio continuare con le carte con un piccolo mistero, con un piccolo gioco, con un piccolo miracolo. 54 carte, io le faccio scorrere le carte così, quando lei vuole mi dice stop, vada. No. Brava. Su questa carta facciamo vedere tutti la carta che lei ha scelto, la carta importante, un 8 di quadri. Sull'8 di quadri io faccio la mia firma per poterci ricordare tutti insieme che questo è l'8 di quadri. È stata la carta scelta, ecco la firma così, perfetto. Eccolo qua, nome e cognome, per il dottore ci vuole ancora un po' di tempo, ma col tempo signora chissà. Le spiego, signora, questo è un pennarello indelebile, nel senso che poi non va più via. Ogni tanto gli dice qualcosa? Sì, perfetto. Questo è indelebile, non va più via, se mi presta un dito, gentilmente. No, indelebile, non può più andare via. Questa è la cosa importante. Attenzione, signora, al suo 8 di quadri. Basta prendere l'8 di quadri così, segue bene, e fare questo. Non è male, eh? Ok. E a questo punto la sua firma, la mia firma passa sul 6 di quadri. Basta prendere il 6 di quadri così e fare questo. Attenzione. Ciac! E dal 6 di quadri sparisce e appare su una terza carta che è un 10 di quadri. Tutti di quadri, ma non importa. La cosa importante è che la sua carta iniziale era l'8 di quadri. Basta riprendere l'8 di quadri così, appoggiarlo sul 10 così, schiacciare così, dare un colpettino così, tac, e si ristappa esattamente sull'8 di quadri. Il gioco diventa più divertente e più interessante prendendo l'8 di quadri così, si strappa in due parti così, si unisce la due carte così e si fa questo. Tac, si strappa. No, 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 no. Ok. E a questo punto, ladies and gentlemen, now I present my favorite trick card, il mio gioco favorito. Ladies and gentlemen, the crazy card, il gioco della carta pazza. Se non si era capito, io non sono del tutto normale, quindi posso al massimo fare il gioco della carta pazza. Io le faccio scorrere le carte così, quando lei vuole mi dice stop. Troppo tardi. È un po' più veloce. Questo è il reparto. Vabbè, quando vuole, al mio via. Pronti? Via! Troppo presto. Breve! Comincia a capire, ma poco alla volta poi arriverà a capire tutto. Vale. Va bene qui? Questa è la carta pazza. Va bene questo o vuole cambiarla? No, va bene. Va bene questo. Per iniziare il gioco della carta pazza è veramente molto semplice. Basta prendere le carte così. Tagliare e tirare fuori una carta. La carta che io tiro fuori generalmente è quella giusta, 99%.
e della carta giusta, e della carta pazza. Jack di quadri, è giusto? Le spiego cosa si può fare. Il gioco della carta pazza inizia solo ora. Basta prendere la carta così, spingerla dentro da questa parte, esce fuori di qua ed è sempre la carta pazza e Jack di quadri. Se io prendo il Jack di quadri così, lo infilo orizzontalmente nel mazzo, esce fuori verticalmente ed è sempre Jack di quadri. Se io prendo il Jack di quadri così, lo infilo nel mazzo da questa parte qua, spingo di qua, esce fuori di qua ed è sempre Jack di quadri. Se io prendo il Jack di quadri così, lo infilo nel mazzo da questa parte, allargo le carte così e faccio questo. Tac, trrr, pling, e salta fuori il Jack di quadri di qua. Se io prendo le carte così, il Jack di quadri così, con una mano solo faccio tac, trrr, pling, e salta fuori il Jack di quadri. C'è una piccola morale: per fare questo gioco occorre il Jack di quadri. Io non posso farlo perché generalmente il Jack di quadri lo tengo in tasca. Ah, molto bene. Ladies and gentlemen, one incredible experiment by my incredible Cups. Il Cups è il classico bussolotto che viene usato per giocare a backgammon, cioè per tirare i dadi. Non è mai giocato a dadi, è backgammon. In Inghilterra viene usato, però l'idea è questa. Bussolotto. Poi per fare questo gioco si usa anche un piccolo bicchierino, un piccolo fularino, ma la cosa più importante è questa piccola pallina. Il gioco è veramente molto semplice. Basta prendere le palline. C'ho lui che controlla tutto. Fa un po' schifo, ma è quello che è. Basta prendere la pallina, si mette dentro il bussolotto così, si prende la pallina, si mette in tasca così, si fa ciac, sparisce dalla tasca e passa sotto il bussolotto. No. Non è piaciuto? Posso rifarlo? Più lentamente. Si prende la pallina così, si mette dentro il bussolotto così, si prende la pallina così, si mette in tasca così. Se non batto le mani non succede niente. Se però prendo la pallina, la metto nella mano così, faccio tac, paf, passa. Grazie mille. Più difficile, come la pallina entra dentro il bicchierino con il bicchierino coperto da foulard. Attenzione, pallina in questo modo così, si prende il bussolo così, si copre così, si fa paf, passata. Qua c'è un sacchetto dall'inizio e dentro il sacchetto, tac, la pallina. Grazie. Ma ancora più difficile, voglio tentare questo piccolo miracolo, come la pallina entra dentro il bicchierino con il bicchierino coperto dal bussolotto. Attenzione, basta prendere la pallina e mettere la mano così, un po' di polvere magica qua, un po' di polvere magica qua, tac, trrr, pling, passata, na. Grazie. Signora, ha capito come funziona questo gioco? Preciso. Ha capito che ho usato due palline? No, ne uso una, ma la nasconde spesso. No, uso due palline, signora, infatti uso una pallina da biliardo. L'aveva capito? No, non l'avevo. No, sa perché? Perché ne ho usate due, ma due da biliardo. Grazie mille.